Amici di Moto.it, siamo a un evento mototuristico in Val Varaita, esattamente nel comune di Casteldelfino, desiderato e voluto dal sindaco Alberto Anello, veramente grande appassionato di motori e di mototurismo e grande promotore in questa regione, in Piemonte, ma anche in tutta Italia. Se vuole spiegarci qualcosa. Grazie sicuramente della vostra presenza di Moto.it, che comunque è un marchio inconfondibile in Italia, dell'amico anche Perfetti, il perfetto Andrea, che è già venuto anche a Casteldelfino. Cosa dire, abbiamo pensato a questo evento perché noi siamo comunque crocevia dei valichi alpini più importanti, comprendendo anche quelli francesi. Ho da anni il piacere di lavorare con Monica Cromilla, ho il piacere anche di aver inserito Fabrizio Bruno all'interno di un progetto che siamo riusciti a far entrare nelle corde, diciamo, di Terres Monviso. Quindi sicuramente si sta lavorando a fondo e verrà presentato un libro proprio domani qui da noi, Motoviso, un libro che ha Cromilla in mano, che ha Cromilla in mano, giustamente, e che è un libro, una guida in cui vengono proposti dei meravigliosi itinerari motoalpinistici, mototuristici, che sicuramente porteranno un pubblico selezionato e di qualità, che ormai fa parte del mondo della motocicletta. Ormai arrivano da noi personaggi internazionali, arrivano da noi gente da tutta Italia. Siamo riusciti a veicolare qua un turismo di qualità e lo facciamo da anni, e oggi per la prima volta Casteldelfino si colloca all'interno di questo panorama con un evento che speriamo vada bene, perché comunque siamo sempre legati al meteo, ma col sole che sta splendendo oggi c'è tutto da sperare. Un grande aiuto all'economia, che in queste valli un po' nascoste, un po' ai margini dell'Italia, noi diciamo ai margini dell'impero, sicuramente acquisiscono da queste iniziative della linfa per poter andare avanti in questi tempi che non sono così facili. Viva, viva, viva il mototurismo! Grazie a Moto.it. Grazie. Se vogliamo dare anche la parola ai nostri amici Cromilla e Fabri, Fabrizio Bruno, grande viaggiatore. Grazie, ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Ma qui siamo a Casteldelfino, la capitale della Castellata, la terra degli uomini liberi, e chi più dei motociclisti sono uomini liberi. Quindi l'accoglienza che Casteldelfino sta riservando a tutti i motociclisti è il segno di questa volontà di voler far conoscere il territorio, e noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo con questa guida di itinerari che con Fabrizio abbiamo studiato e redatto per Terres Monviso. Sì, è stato un grandissimo piacere. Io sono un indigeno, perché da piccolo abitavo a pochi chilometri da qui e adesso abito nella Valle Laterale, in Valle Po, e dopo aver scritto libri di tutto il mondo, eccoci finalmente con Cromilla a presentare un libro sulle mie terre, è una meraviglia. E io invece da Roma sono arrivata fin quassù e me ne sono innamorata al di questi luoghi. Al fresco, si sta bene. Poi siamo circa 1000 metri di quota e a breve andremo a 2007. E 44. Che vogliamo ricordare che qua siamo sul terzo colle più alto d'Europa, il primo colle transnazionale asfaltato più alto del continente. Ecco, quindi abbiamo una serie di primati. A breve con Cromilla ci accompagnerà su alla scalare il colle, che lì sarà poi esattamente al confine con la Francia, e da lì si diramano poi i vari percorsi, tra cui l'Isoard, che poi si può scendere a Briançon e poi risalire verso il colle del Sestriere, oppure andare verso poi il col di Vars e poi riscendere Maddalena e poi De Monte per tornare. E anche la Bonette. Che Bonette, siamo veramente in alto. La Bonette 2802 non è un colle, ma è la strada ad andamento circolare con sbocco veicolare asfaltata più alta del continente. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Siamo pronti a partire. Grazie allora al sindaco che ha permesso e voluto questo grande evento, un grande anche aiuto da parte del nostro amico Luigi.
Pierluigi, che in qualche modo dà una mano importante anche lui all'organizzazione, anche lui da Roma. Volevo ringraziare il sindaco soprattutto per la determinazione con la quale ha voluto questo evento, per far diventare Castel Delfino il centro del mototurismo. Questo può essere veramente il primo di una lunga serie di eventi che coinvolgano sia l'economia locale ma anche tante realtà commerciali e tantissimi appassionati. È un evento di ripartenza perché il sindaco ha voluto mettere a disposizione di tutti i mototuristi il campeggio libero, consegniamo il passaporto della Repubblica degli Uomini Liberi, quindi direi che l'appuntamento è al 2022, sperando insomma che tutto questo si possa ripetere con maggiore tranquillità. Va bene, sicuramente potrà essere il punto di partenza per grandi cose. Grazie a tutti, si parte ragazzi. Grazie, si parte in sella. Buon viaggio. A posto sindaco, noi ci rimettiamo sul cammino. Grazie. Grazie a te. Amici di moto.it sul Colle dell'Agnello a 2744 metri. Siamo passati dai 38 gradi agli 11 gradi. Vieni vicino anche a me, Cromilla, facciamo vedere la temperatura. Colle dell'Agnello 2744. Urrà! Nell'altra versante del Colle dell'Agnello, la parte francese. Vediamo dove troviamo la neve che ci piace di più. Thank you.
niente, torniamo giù che fa un po' più di calduccio. Ciclomilla, siamo pronti a ripartire? Sì, e vai. Va bene, si riparte, via. Le piccole cascate del Colle dell'Agnello andranno poi a alimentare il fiume Varaita. Adesso qua siamo a 2137 metri, come dice l'altimetro sull'orologio, e la temperatura è più calda, siamo già quasi a 17 gradi. Aspetta l'effetto.